Fatto con Cisco un accordo di tipo tecnologico, è successo quello che è successo, abbiamo semplicemente accelerato i tempi perché abbiamo voluto mettere a disposizione da subito questo tipo di strumento che secondo noi è uno strumento a prescindere dal ponte, quindi per ora lo utilizziamo per quello che è l'emergenza che stiamo sopportando in questo momento. Nel momento in cui il ponte sarà costruito, io mi auguro nel più breve tempo possibile, queste tecnologie, questi sportelli virtuali potranno comunque essere utilissimi per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ringrazio Cisco perché a questa, come dire, domanda di accelerazione ha risposto con una velocità, devo dire, la campione del mondo. Quindi ringrazio il mio partner.